La missionarietà appartiene al nostro essere cristiani. Vedete, il nostro Dio è un Dio totalmente oltre ed è totalmente altro. Non è solo quello vicino a me. La nostra amicizia con Dio, col Padre, significa fare nostro il suo progetto, avere il suo cuore, vedere le cose con i suoi occhi, fare diventare nostro il chiodo fisso di Dio. E chi è il chiodo fisso di Dio? Qual è il bambino di Dio? Il bambino di Dio è l'uomo. Allora noi dobbiamo desiderare di avere un cuore grande che abbracci tutti gli uomini. Ed è questo che ci fa missionare. Vedete, questo vuol dire che se viviamo la missionarietà, noi riusciremo a dare vitalità alle nostre parrocchie. Le nostre parrocchie qualche volta sono un po' da sbadigli, non da vita, non da desiderio di andare verso gli altri. Noi ormai la fede la presupponiamo. Io sono un credente perché mio padre e mia madre mi hanno battezzato e mi dimentico che devo annunziare. La fede per noi è più un grembo che custodisce che un braciere che infiamma. La Grecia ha portato la bellezza, Roma ha portato il diritto, dove i cristiani cosa portate? La risposta di Pietro al soldato fu: noi portiamo la bellezza. E finisco con un bellezza, che noi diciamo qualche volta quando c'è la lezione umanistica e la quinta legge. Io ci faccio queste parole, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo figlio, rendici aperti e disponibili verso il fratello che funziona nel nostro cammino, perché possiamo condividere con la loro voce, le tue speranze e progredire insieme verso la via della salvezza. Maria, certo, in questo modo missionario che siamo chiamati a fare. Thank you.